Allora, siamo con il direttore del quinto circolo didattico della San Francesco d'Assisi, Tommaso Cardano. Con il progetto Legali, Leali al Sud è stato possibile realizzare questo progetto che appunto vede il coinvolgimento della San Francesco. Credo che sia un'esperienza memorabile. E nacque a Palermo 2 o 3 anni fa questo progetto, nel momento in cui si celebrava la giornata della legalità in memoria di Giovanni Falcone. Il Ministero ha diffuso in tutta l'Italia, specialmente nell'Italia del Sud, l'idea di fare un progetto di educazione alla legalità. Noi abbiamo avuto 2 di questi progetti, abbiamo realizzato uno sull'ambiente, che celebreremo in altro momento, e l'altro sulla legalità con questa bellissima forma di testimonial di Don Luigi Ciotti. Hanno lavorato 50 ore, alcune insegnanti molto brave, alcuni bambini sono stati selezionati, guarda caso, alcuni bambini che avevano dei comportamenti poco consoni alla legalità, e quindi siamo riusciti non solo a migliorare il comportamento dei bambini, alcuni di questi stanno già alla scuola media, ma siamo riusciti finanche a produrre videoclip come quelli che tu hai visto, alcune correzioni al regolamento della scuola e alcuni depianti che stiamo ancora stampando. L'obiettivo fondamentale non è quello di trasformare tutti automaticamente in illegali, ma è quello di convincere che un bambino che viene esposto ad una verità, prima o poi crederà a quello che noi insegniamo, perché i bambini imparano quello che noi insegniamo. Se insegniamo le sciocchezze diventano sciocchi, se insegniamo la verità i bambini diventano veri e autentici, se insegniamo il rispetto della legalità c'è un'altissima probabilità che diventino loro legali e che possano essere controllori degli altri che non sono legali. Questo è l'obiettivo, esporre i bambini ai valori, esporre i bambini ai principi, perché i bambini sono quello che noi creiamo in loro. Questo progetto è stato realizzato con alcuni esperti dell'associazione Vivamente di Bari, che aderisce alla Lega delle società, delle cooperative di Rivera. È stato realizzato in maniera anche pesante durante l'estate, pensa che ad agosto, mentre tutti erano in ferie, i bambini hanno concluso una parte del loro progetto con le maestre Lucia Lorusso, Gina Martimucci, Stella Pirrazzo e con una regia occulta di Antonietta Laviola, che è quella che ha progettato e mandato al Ministero il progetto. Allora, Don Luigi Ciotti, si è iscritta a una pagina di cooperazione tra Altamura e le terre di Don Peppino Diana. Lei nel suo intervento ha parlato molto di corresponsabilità. Perché? Perché la strada è dare continuità alle scelte che si fanno, agli impegni, bastano le risposte emotive, sono delle scintille, ma c'è bisogno di dare della continuità, e qui è una dimostrazione di un impegno che vuole andare oltre. La strada ha bisogno di una condivisione, di un noi, e qui abbiamo toccato con mano come gli agricoltori e poi il mulino e poi il pastificio e poi tutti gli altri che si sono messi in gioco per creare le condizioni perché tutto questo potesse avvenire. È noi che vince. E terzo è la corresponsabilità. Ognuno è chiamato alla responsabilità individuale ma anche alla responsabilità collettiva. Questi ragazzi nei cartelli che sono appesi alle pareti di questo grande salone invitano nel nome della legalità, dei diritti, della libertà, della giustizia, della vita umana a prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. E noi adulti abbiamo una responsabilità verso questi bambini più piccoli nei nostri linguaggi, nei nostri comportamenti. Non cercano adulti perfetti, ma cercano adulti che sappiano un po' di autenticità, di passione, che siano coerenti e che testimoniano a loro, nei fatti, non nelle parole, che il cambiamento è possibile. Però c'è molta aggressività nei confronti di Libera, oltre agli incendi delle terre. Anche l'altro giorno, anche ieri, abbiamo saputo a Scanzano Ionico, dove Libera non ha una terra ma un lido balneare che è stato confiscato alla malavita di Taranto. C'è stato un furto di sedia a sdraio e ci sono state delle difficoltà per demolire lo stabilimento balneare. Perché tutta questa aggressività? Beh, perché d'altra parte ci sono i mafiosi, l'immigrazione criminali, chi ha interesse a non permettere che si confiscano i beni che vengono utilizzati a uso sociale. I beni non vengono dati a Libera, Libera promuove le cooperative che diventano autonome
e soprattutto con bando pubblico danno lavoro ai giovani del posto. Questa è una svolta immensa nel paese, che vuol dire dare speranza, dignità, vuol dire dare strumenti, perché la speranza vuol dire opportunità, la speranza vuol dire politiche sociali, la speranza vuol dire progetti concreti. La speranza o è di tutti o non è speranza. Libera cerca di favorire questo, poi le cooperative devono camminare per la loro strada. Di fronte di fatti di violenza, di distruzione, di grande danno, è stupenda la risposta di tante realtà che si sono messe in gioco per non lasciarle sole e per rimettere in grado di recuperare quello che avevano perso. Ad esempio gli ettari di grano bruciati di orzo, la meraviglia di questi contadini che si sono messi subito in gioco loro, il mulino che si è messo a disposizione, il pastificio per fare la pasta, la rete di distribuzione per sostenere tutto questo percorso. La trovo una cosa meravigliosa. Grazie.